Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi voglio dare subito un po' di... innanzitutto, aspettate un attimo, oggi io dovevo pubblicare il video con Daniel in cui parlavo, insomma, del perché avevo deciso di mostrarlo, eccetera, però vi rimando a questo video fra qualche giorno, anche se ci sarà un po' di polemica in questo video perché ho visto che tante persone mi dicevano un po' di cosine. Vabbè, vi risponderò direttamente in quel video. Oggi voglio parlare della cellulite perché è un argomento che mi chiedete sempre, poiché anche a me mi aumenta un sacco la ritenzione d'estate, voglio dire come faccio per contrastarla. Innanzitutto mi scuso se ho occhiaie, se il mio viso non mi sembra bello, perché nell'ultimo video praticamente mi avete massacrato nei commenti, mi avete insultato e criticato. Lo so, non le persone che mi vogliono bene, ma purtroppo ci sono sempre quelle un po' più cattivelle, un po' più frustrate, che non hanno nulla di meglio da fare e purtroppo offendono in questo modo. E devo dire che anche le persone che mi conoscono, i miei amici, eccetera, mi dicono: "Mamma mia, mi vergogno per loro e anche io mi vergogno per voi per le cose che scrivete, sono veramente veramente brutte, di pessimo gusto, poi da donna a donna sono veramente brutte". Ma iniziamo subito, poi alla fine del video farò un po' di polemica, però insomma ascoltate prima il video, se no non capite poi il senso della parte finale. Ok ragazzi, allora innanzitutto la prima cosa da fare, le due cose che a me aiutano tantissimo in estate contro la ritenzione, perché il calore fa aumentarla, anzi tre cose fondamentali: aumentare l'introito di acqua, ovviamente non sto dicendo aumentare di un bicchiere, aumentare di tanto, dovete proprio bere tanto. Fare delle passeggiate, camminare quanto più spesso a piedi, ovviamente evitando i tacchi troppo alti, anche quello aggrava. Quindi se camminate molto spesso sui tacchi, cercate di compensare facendo camminate con le scarpette o anche scalze per casa, perché veramente veramente quello aggrava molto la ritenzione e la cellulite. Una cosa che anche aiuta tantissimo sono i bagni, nella vasca da bagno con il sale, in particolare sale di Epsom, ma anche sale grosso, insomma, da cucina, va bene perché aiuta tantissimo a diminuire la ritenzione. Per quanto riguarda bere tanta acqua, io lo sapete, mi aiuto tantissimo con i prodotti Fitvia, e in particolare ragazze c'è una novità stupenda perché sono usciti nuovi tè freddi, e questi qua sono veramente una manna dal cielo, perché ve li portate dietro quando avete voglia di fresco, un tipo di succo di frutta. Questi sono veri tè freddi della categoria Slim e Detox, quindi hanno anche un potere sulla forma fisica, insomma vi aiutano a stare in forma, ma contengono anche vero succo del frutto, pesca e mango, sono buonissimi. E la cosa bella è che in questi brick ve li portate dietro, così ve li sorseggiate, siete in mare, al lavoro, in giro, e vi aiutano a bere, perché molto spesso io ad esempio acqua proprio semplice non riesco a berne tantissimo, invece così è ovviamente più buono, quindi ne bevete di più. Ovviamente sono senza zuccheri, quindi hanno pochissime calorie, praticamente zero, comunque sono super super light. Senza tralasciare il fatto che io bevo tantissimo di questo tè, il Red Fruit Anticellulite, per me è il migliore, è buonissimo di sapore, ha un'azione sulla cellulite favoloso. E io anche questo qua lo bevo freddo, voi potete berlo sia freddo che caldo. Vi dico come faccio io: lo metto in infusione, ok? Poi, dopo appena 3 minuti, aggiungo il ghiaccio e anche la frutta fresca e lo bevo in questo modo, ed è molto tipo, ad esempio, se mettete un pezzetto di pesca, pezzettini di fragole, diventa molto più buono. Comunque questo per bello freddo, ma potete berlo anche caldo come volete, l'importante è che lo beviate. E io questo ne bevo proprio tanto, aiuta un sacco a drenare le gambe. E in più vi consiglio anche le nuove anticellulite caps, io già prendevo quelle da giorno. Quelle da giorno si prendono una prima di ogni pasto, quindi una prima di colazione, una prima di pranzo, una prima di cena. Adesso ho aggiunto queste qua della notte, anticellulite Caps Night, che prendo due prima di andare a dormire. Queste agiscono tantissimo sulla ritenzione. Io vi consiglio anche la sera di mettere un po' le gambe alzate prima di addormentarvi. Io infatti mi sono presa un cuscino, dopo ve lo faccio vedere, che praticamente questo cuscino mi aiuta a far riposare le gambe, perché molto spesso ho anche stanchezza oltre che ritenzione. Quindi la sera mettetevi nel letto in questo modo e vi fate anche dei massaggi. Allora, per quanto riguarda Fitvia, io vi straconsiglio di fare scorta di questi prodotti, soprattutto adesso che ho una fantastica promo per voi.
perché proprio per il mese di giugno Fitvia ha messo il 30% di sconto più due regali in omaggio, due prodotti gratis. Il codice che dovete inserire è Carlita Giugno. Quindi se andate sul sito Fitvia, vi metto il link nel box informazione. Voi selezionate i prodotti, magari prendete questi nuovi, prendete questo che è buonissimo, il Red Fruit, e questo va sempre sold out, quindi affrettatevi, e le caps dei Ennite anticellulite. Avete lo sconto, pagate tutto scontato al 30% col mio codice Carlita Giugno, in più potete selezionare due regali. Tra i regali vi dico già, c'è lei, la Rose Gold Bottle, quindi questa bottiglia che è perfetta per farvi il tè. Non la pagate, l'avete gratis se ordinate adesso col mio codice. In più potete scegliere anche tra vari tè, tipo il watermelon che è buonissimo all'anguria, sempre lo avete in regalo, e anche biscottini, quelli super light buonissimi che vi aiutano per le colazioni, le merende. Io di solito mi porto i biscottini, e questo è tipo se devo fare colazione fuori, merenda fuori, veramente mi salva perché evito tante schifezze. Quindi ragazze, mi raccomando, approfittate perché questi prodotti per me sono alla base, mi aiutano tantissimo. Ovviamente poi sempre 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 un'alimentazione sana, come vi dico sempre, soprattutto in settimana io faccio moltissimi piatti freschi, e per questo vi invito a seguirmi su Instagram, dove io ogni giorno faccio almeno una ricetta tra salata, dolce, quindi tipo ad esempio ho fatto la ricetta del couscous freddo che è buonissimo, quindi mostro spesso le ricette, quindi vi consiglio di seguirmi su Instagram che là ne faccio tantissime. E quindi sempre alimentazione sana, tranne il sabato e la domenica, ragazzi, che non so voi, sì, mi tocco 3000 volte i capelli, ragazzi, perché in verità i miei capelli mi piacciono tanto, e questo video, vabbè, farò un altro video sui capelli, e quindi merito, sono tutti miei, non sono extension, vabbè, comunque sì, me li tocco. E niente ragazze, quindi vi volevo dire, il sabato e la domenica io tipo sceni fuori, pranzi fuori, non riesco, però almeno in settimana quando sono a casa sempre sano sano sano, quindi questa è la cosa importante che vi dico di fare. Poi, oltre a questo, vi consiglio anche di fare dei trattamenti sul corpo, ovviamente fondamentale, i massaggi, automassaggi, prodotti giusti. In particolare vi voglio straconsigliare quelli che sto utilizzando io, e proprio questa routine anticellulite, antismagliature, mi sta aiutando tantissimo. Allora, tutto questo è il primo, è il trifasico, il peeling trifasico. Questo peeling va fatto sul corpo per preparare la pelle ai trattamenti anticellulite, va a esfoliarla, quindi va a stimolare la circolazione, rassodare il tono ed eliminare anche cicatrici, smagliature sul corpo. Quindi fate prima questo qua, poi dopo utilizzate questo roll-on drenante, concentrato attivo drenante, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Questo è buonissimo perché praticamente ha questo roll-on che voi andate a applicare, lo applicate sulle zone d'urto, quindi ad esempio sui cuscinetti, io lo metto anche sull'addome, sull'interno coscia, tutti i punti critici, ok? Dopo aver applicato questo, contiene caffeina, tantissimi ingredienti che stimolano la circolazione e contrastano la cellulite, sia quella che già avete sia contrastano la nuova cellulite, ok? Andate a fare il fango crema. Allora, questa è un'innovazione fantastica, vi metto ragazze tutti i link nel box informazione, come al solito trovate tutti questi prodotti anticellulite sul mio shop online, e sono fantastici, ovviamente lo sapete che vanno subito sold out quando ve li mostro nei video, quindi vi dico fate scorta perché questi prodotti vi aiutano tantissimo in questo periodo dell'anno a contrastare proprio la cellulite, a mostrarvi in costume eccetera, insomma in modo un po' più decente, insomma, che poi siete sempre belle, però se uno si può dare una miglioratina, perché no? Questo qua è troppo figo, ragazze, perché è un fango crema, quindi praticamente non va risciacquato, a differenza del classico fango, questo si applica sul corpo, si massaggia e non va risciacquato, e ha la stessa funzione snellente, riducente, anticellulite del fango classico, è una figata. Quindi voi con questi tre prodotti veramente andate a contrastare la cellulite, la ritenzione, la buccia d'arancia, tutti questi problemi, gambe, glutei, addome, mettetelo ovunque, anche sulle braccia, se volete, dove volete. Poi
Ovviamente questi trattamenti, questi qua che sono più strong, li potete fare anche un giorno sì e un giorno no. L'altro giorno invece alternate con un classico massaggio con la crema anticellulite. Io sto usando questa che è quasi finita ed è la crema anticellulite all'alga bruna e ipocastano e caffeina di parentesi bio che trovate sempre su caritashop.com. È fantastica questa crema perché subito si asciuga. Anche i prodotti che vi ho fatto vedere prima sono a rapido assorbimento e sono veramente veramente formulati bene. Marchio Eteria, che è uno dei veramente una perla, sul mio shop online è venduto tantissimo, lo vendiamo tanto tanto tanto. Anche questa crema, con questa vi fate il massaggio mattina e sera. E poi, proprio per concludere, proprio la chicca delle chicche, una volta a settimana fate questo fango. Questo è il fango osmotico, quindi quello che tira fuori tutti i liquidi, super super drenante, che va applicato su gambe, cosce, addome, fianchi, glutei, dappertutto, se volete anche braccia. Questo è un must assoluto su caritashop.com, quindi sicuramente lo conoscerete in tante. È andato sold out per parecchi mesi, adesso finalmente è tornato disponibile, quindi vi dico prendetelo perché è veramente eccellente. E niente, anche di questo vi metto il link nel box informazione, quindi questa è tutta la routine appunto che vi volevo spiegare. Poi ovviamente ragazze, per quanto riguarda la cellulite, lo sapete, c'è anche un fattore genetico, ecco, questo è inutile che ci prendiamo in giro. Purtroppo c'è chi è un po' più predisposto e che ovviamente deve combatterci un po' di più seguendo queste routine, e purtroppo c'è chi è più fortunato perché ha una genetica a suo favore che anche mangiando ogni giorno patatine fritte non mette su un filo di cellulite. Però queste persone secondo me si devono vergognare, non so cosa voi pensate, però secondo me si devono vergognare, cioè come si fa a non avere cellulite? Penso che il 90%, adesso a parte scherzi, delle donne abbia la cellulite, quindi anche una cosa ormonale. Però vi dico che con questi piccoli segreti io cerco di, cioè ho migliorato tantissimo la mia condizione, anche perché lo sapete che poi durante la gravidanza aumenta tantissimo la cellulite proprio per una questione ormonale. Quindi se siete incinte vi dico già, non vi preoccupate, perché poi nei momenti in cui partorite, con l'aiuto di queste routine di prodotti Fit Via, sicuramente che vi aiutano un sacco a drenarvi, e anche prodotti cosmetici, sicuramente migliorerete. Ok, per quanto riguarda l'attività fisica, un'altra parentesi per l'attività fisica, perché è una cosa che voi mi chiedete sempre. Allora, l'attività fisica, la palestra, il bodybuilding aiuta per la cellulite? Ragazze, su di me aiuta tantissimo, perché veramente per me è fondamentale l'allenamento. Anche se io faccio allenamenti molto pesanti, molto strong, a me la cellulite ne beneficia e il tono muscolare ne beneficia. Però vi dico, se avete anche una predisposizione ad avere gambe grosse, a mettere molta massa, molto grasso nella parte inferiore del corpo, quindi avete un fisico ginoide, attenzione, perché anche l'allenamento troppo intenso sulla parte inferiore può causarvi un aumento di ritenzione, un'infiammazione, quella cellulite è anche un'infiammazione. Quindi in quel caso è meglio variare gli allenamenti. La cosa più sbagliata che si può fare è allenare ogni giorno gambe e glutei. Ad esempio, io che non ho un fisico ginoide, perché sono tendenzialmente glutei e gambe molto snelli, insomma, devo lavorare molto per mettersi massa, quindi io devo massacrare comunque le gambe. Invece se voi avete una predisposizione a crescere sotto, forse è meglio, sicuramente è meglio alternare. Anche perché ci avete mai pensato che allenando anche le spalle, molto spesso le donne non allenano le spalle, non allenano la schiena, non allenano il petto, e in questo modo praticamente sopra hanno questa anche la postura sbagliata. Invece se voi allenate le braccia, la schiena, le spalle, vedete come crescete un po' sopra e vi proporzionate rispetto al sotto, che siete già larghine. Quindi questo ve lo volevo dire: allenatevi sì, però cercate di capire cosa va bene per voi e
A volte, ad esempio, anche una semplice passeggiata, poi sicuramente camminare, ma veramente camminare è una cosa che magari non vi farà dimagrire rispetto a una corsa, però per la cellulite vi aiuta perché favorisce la circolazione e vi aiuta tanto anche ad esempio la cyclette, queste cose qua, l'ellittica. Insomma, sicuramente se vi tenete un pochino in movimento è sempre meglio di stare seduti sul divano, ve lo dico se lo state facendo ora, vabbè, vi state godendo il video, però poi sempre bene fare un pochino di attività fisica ogni giorno. Beh, io ho parlato per tantissimo tempo, vi voglio far vedere il cuscino che utilizzo la sera perché io durante il giorno mi pongo l'obiettivo di bere, quindi mi bevo ad esempio questa battola, la faccio 2 volte con il Red Fruit. Poi questi qua me li porto dietro e quindi un paio al giorno sempre li bevo. Cerco di mangiare sano, così dovrebbe essere proprio tutto, dico proprio tutta la mia routine, cioè cerco di mangiare sano e di non mettere in casa schifezze, quindi non mi viene voglia. Ok, non siate incinte, e lì è tutto lecito, lo sapete, quando ero incinta facevo schifo. Prendo anche queste qua durante il giorno e anche le night prima di andare a dormire, le caps anticellulite. Poi cerco di tenermi attiva, di fare qualche passeggiatina, ok. Se riesco 2 o 3 volte a settimana mi faccio il bagno, vi ho detto, in questa vasca con il sale, anche sale normale da cucina, insomma, non vi preoccupate, va bene comunque. Ok, dopo la sera sempre dedico almeno un quarto d'ora all'automassaggio, che è fondamentale. Quindi applico questo qua, vi ho detto, 3 volte a settimana, poi faccio con la crema normale, quindi il peeling, il roll-on drenante, il fango crema oppure la crema anticellulite. Quindi con questa crema anticellulite io mi massaggio, mi massaggio, mi massaggio ogni sera, molto spesso lo faccio anche direttamente nel letto, posizionando le gambe sopra questo cuscino che vi ho fatto vedere. In questo modo praticamente potete anche stenderle vicino al muro, però io ho trovato questo cuscino e me lo sono voluto comprare e ho notato che mi aiuta un sacco a diminuire la ritenzione. Ovviamente tutto l'insieme, queste cose vanno fatte tutte insieme perché è l'insieme che fa la differenza, ok? Come non succede nulla se voi mangiate una porzione di patatine un giorno, però gli altri 7 giorni, 6 giorni, mangiate bene, anche se fate una piccolezza di queste cose e poi fate tutto male, neanche va bene. Quindi purtroppo la cellulite è una cosa che bisogna proprio avere una routine specifica per combatterla, perché noi donne siamo destinate ad averla, quindi poi col caldo aumenta. Quindi vi ho voluto dare i miei consigli appunto per combatterla o perlomeno per ridurla. Sicuramente con questi prodotti e questi consigli che vi ho dato la riducete un sacco. Quindi ora lascio un minuto per la polemica, vi invito a lasciarmi un pollice in su se vi è piaciuto questo video e a seguirmi, mi raccomando, su Instagram, importantissimo, dove là condivido molte più ricette rispetto a YouTube, dove è più impegnativo montare video, caricarli, mentre Instagram è molto più fruibile perché, sapete, io con un bimbo piccolo faccio più presto col cellulare a filmare, quindi sicuramente su Instagram condivido in questo periodo almeno molti molti più consigli. Quindi seguitemi su Instagram Carlita Dolce. Per quanto riguarda la polemica, vi volevo dire riguardo all'ultimo video dove tante persone mi hanno detto: chissà se in questo video ho tante occhiaie, come sono messa. A volte cerco di darmi un tono, però vi dico la verità, neanche me ne frega poi tanto, e mi dico: come mai le persone si soffermano tanto sul mio aspetto? Nel frattempo bevo un pochino perché veramente mi sto assiderando. Io questa ora me la finisco tutta, è buonissimo. Questo qua non potete capire quanto è buono, io lo amo, ai frutti rossi. Quindi vi dicevo, ovviamente, per quanto riguarda la polemica, non capisco perché, ditemi se sbaglio, come mai alcune persone danno così importanza al mio aspetto estetico, anche se io non gliel'ho chiesto. Cioè, ma guarda, nell'ultimo video proprio delle cose vergognose, che secondo me queste persone si devono vergognare. Come si fa a giudicare, insultare, criticare così tanto sull'aspetto fisico un'altra donna, da donna a donna, che poi le vorrei vedere, cioè.
ma siete belle voi, ma perché criticate me? Ok, sono brutta, sono un cesso, tutto quello che volete, ma chi ve l'ha chiesto? Cioè, avessi chiesto, ragazze, vi piacciono i miei capelli, vi piacciono i miei occhi, vi piace la mia bocca, vi piace il mio viso, vi piace il mio naso, cioè non ve l'ho chiesto. Io sto qua semplicemente per trasmettere un messaggio, per condividere delle cose, darvi dei consigli, però se, cioè, io potrei fare il video anche così, ecco, cioè qualcosa cambierebbe, potrei tornare anche a fare i video come 10 anni fa in cui mostravo solo le mani. Non capisco perché bisogna sempre giudicare il mio aspetto estetico, anche perché considerando che le persone che lo scrivono sono persone a me sconosciute, di cui l'opinione non mi interessa, perché l'avesse detto mia madre, l'avesse detto, non so, il mio compagno, ah ma guarda, ma c'hai delle occhiaie spaventose, fai schifo, sempre a buscava, non è che la passava liscia, però dico, cioè, almeno avrei dato più peso, ma perché questi commenti e queste cose provengono da persone a me sconosciute, di cui non me ne frega nulla, perché non so chi siete, non so nulla di voi, astenetevi, perché, cioè, sono parole al vento, ma chi se ne frega di quello che pensate voi, cioè, ma che mi frega, non mi venite a dire con la storia, ma tu sei un personaggio pubblico, devo accettare, ma accetto le critiche, le cose, però se io non vi ho chiesto cosa ne pensate della mia bocca, perché voi mi scrivete? Cioè, a me non interessa voi cosa pensate, a me piace così, a me, se, e poi soprattutto hai delle occhiaie spaventose, ma ragazze, ma io ho occhiaie, sono stanca, ho sonno, perché io ho tanto sonno accumulato, perché un bimbo piccolo di 9 mesi che non mi ha fatto dormire, ancora adesso capita a volte che non riesco a dormire bene, ho tanti pensieri, ho tanti problemi, quindi, ma perché farmi notare questa cosa? Ha delle occhiaie spaventose, cioè non capisco questa cosa. Poi quando una persona poi si va a rifare quella data cosa, poi si è rifatta, allora perché mi rompete le palle, scusate, c'è questo l'occhiale come qualsiasi difetto, cioè, ma io non ho mai detto di essere perfetta, quindi non so perché, non capisco perché queste persone si ostinano a commentare queste cose. A me non interessa un cavolo, ma perché lo scrivete? Per chi ve l'ha chiesto? Cioè, ovviamente lo so perché lo scrivono, perché sono persone frustrate, cattive, che ovviamente si sentono bene a offendere gli altri, però dico, secondo me, a prescindere che c'è il karma, quindi tutta la cattiveria, tutto il male che date tornerà anche su di voi, ma poi non capisco cosa, davvero cosa ci trovano di piacevole, veramente non so più che dire, perché non so perché sto parlando di questa cosa, a volte poi dico, ma mi metto a parlare di questa cosa, ma perché parlo di questa cosa inutile, ma che mi frega a me. Quindi poi l'ultima cosa, voglio chiudere questo video dicendo questa cosa, che io sono una di quelle persone molto molto più belle dal vivo, cioè io dal vivo sono bellissima e veramente, cioè, che se mi vedete dite wow, ma sei bellissima, invece nei video non rendo tantissimo, infatti questo volevo dire, sono un po' sfortunata, anche le occhiaie, la videocamera mette in evidenza le occhiaie, la bocca storta, tutti i miei difetti, mentre dal vivo sono bellissima, cioè se voi mi incontrate dal vivo non mi riconoscete, perché io, cioè, sono proprio da paura e veramente mi devo vergognare per quanto sono bella realmente, però purtroppo in video questo piccolo difetto di non venire tanto bene, quindi pensate sempre, tenete conto di questa cosa, perché insomma, se mi incontrate dal vivo sono veramente bellissima e non mi riconoscete per quanto sono bella. Tralasciando il resto, ragazze, mai prendersi troppo sul serio, fatemi una risata e spero che vi abbia dato lo spunto anche su come reagire quando vi vengono fatte critiche, insulti, offese. Sti cavoli. Mi raccomando, vi aspetto nel box informazione dove ho messo il codice FitVia, il link, con tanti like, e vi aspetto su Instagram. Pace e bene a tutti! Grazie, ecco qui il cuscino, vedete? Lo metto dove metto i piedi e a questa posizione, cioè questa forma, che mi guarda e ride, fa morire. E così, praticamente è fatto così, è proprio un cuscino riposante per le gambe, perché praticamente voi le gambe le stendete qua, quindi lo mettete proprio qua e poggiate le gambe con i piedi qua, vedete la testa lì, e in questo modo le gambe stanno alzate e così migliora la circolazione. Anche Daniel vuole guardare, vero? Nel prossimo video parlerà Daniel, vero? Nel prossimo, sì, nel prossimo.